Sentiamo le risposte. Mi fa piacere che la stragrande maggioranza di voi che ha risposto abbia risposto in maniera corretta, ovvero la risposta corretta è la A, vengono mantenute. Quindi ripetiamo il concetto: se per un qualsiasi motivo il 110% non può essere fatto, valgono chiaramente le detrazioni che sono già esistenti. Ottimo. Passiamo alla seconda domanda. Ai fini del 110, la qualifica delle imprese e la completezza della documentazione sono non necessari oppure necessari? Anche qui aspettiamo qualche istante. Perfetto, qui la totalità delle persone che hanno risposto alla seconda affermazione, ovvero che la qualifica dell'impresa e la competenza della documentazione sono assolutamente necessarie. Molto, molto bene, perfetto. Ora tocca a me, entrando nel merito sostanzialmente di quali sono i vincoli tecnici da un punto di vista impiantistico e normativo che dobbiamo rispettare su tre argomenti importanti che sono sostanzialmente le colonnine di ricarica delle autovetture elettriche, abbiamo detto poi l'impianto fotovoltaico e la building automation. Prima di fare questo, permettetemi di riprendere un attimino il tema, giusto per inquadrare un aspetto che è già stato accennato dall'architetto Mensa, ovvero noi viviamo in Europa, è un pochino più piccola perché non c'è più il Regno Unito, ma sempre Europa è. E pertanto concorriamo con la nostra presenza al raggiungimento di certi obiettivi. Voi sapete che gli obiettivi dell'Europa sono in termini di efficientamento energetico, in termini di clima, sono piuttosto restrittivi e pertanto sono state applicate delle leggi europee che poi sono diventate leggi nazionali per poter a questo punto raggiungere questi obiettivi di efficienza e climatici. Nello stesso tempo siamo stati colpiti, ahimè, dalla pandemia. E questa pandemia ha reso le cose più difficili, ha sostanzialmente bloccato l'Italia per svariati mesi, in particolar modo anche l'edilizia. L'edilizia che già soffriva per motivi suoi, era stata anche quella più colpita per certi aspetti dalle leggi europee, per
per quanto riguarda l'efficientamento energetico, e a questo titolo ne ho parlato ieri nel seminario che ho tenuto sugli NZEB, sugli edifici NZEB, e pertanto il governo ha ritenuto necessario dover intervenire per poter creare delle agevolazioni e poter a questo punto mettere in movimento un po' il mercato e nello stesso tempo non dimenticarci che nel 2050 abbiamo già un impegno molto importante, quello cioè dell'Europa impatto climatico zero, come ho scritto nella slide. Secondo motivo che, per cui faccio questa premessa è che, come ho già detto dall'architetto precedentemente, il decreto 110% non si inventa le regole tecniche di applicazione, ma fa riferimento a delle leggi italiane, badate bene, leggi nazionali, uscite nel 2013, quindi 8 anni fa, che riguardavano sostanzialmente la possibilità di portare in detrazione la building automation nella misura del 50% o 65%. Quindi non sarei inventato l'eco bonus, la regola tecnica per poter portare in detrazione la domotica, chiamata così. All'epoca si parlava del 65%/50%, oggi si parla del 110%. Analogamente nel 2016 uscì una legge italiana, esattamente il DL 257, che regolamentava da un punto di vista tecnico, chiamiamolo tecnico, quali fossero le caratteristiche delle strutture di colonnine di ricarica per poter essere detraibili, e all'epoca si parlava fino a tot migliaia di euro per una percentuale massima di 50%. Questo è un dato di fatto antecedente l'ecobonus del 110% e la legge di bilancio del 2021, antecedente abbiamo detto di 5 anni o 8 anni. Chiarito questo messaggio, che molto spesso non è ancora chiaro agli utenti, sembra quasi che l'ecobonus si sia inventato qualche cosa, possiamo dire che l'ecobonus permette, come già stato detto precedentemente, di portare in detrazione quello che prima era possibile di essere detratto al 65% o 50%, ora portarlo in detrazione al 110%. Seguendo delle regole. La prima regola chiaramente è il fatto che questa legge è una legge che parla di efficientamento energetico, e lo sottolineo 4 volte questo concetto, efficientamento energetico, e pertanto parla di isolamento termico delle strutture, di climatizzazione essenzialmente, che sono poi i due lavori, come già stato spiegato, trainanti senza i quali la domotica, senza i quali l'impianto fotovoltaico, senza i quali, abbiamo detto, neanche le colonnine di ricarica possono essere detratte al 110. Ed è il motivo per cui, se si applica 110, continueremo a detrarle secondo le leggi precedenti. Nel frattempo ci sono anche le lettere, le circolari dell'Agenzia delle Entrate e dell'Enea che vanno a fare, diciamo, chiarezza sul modo con cui vanno detratte queste cose. A latere c'è anche il discorso antisismico per la messa in sicurezza degli edifici. Vediamo che cosa succede. Già è stato detto che è importante che ci siano delle figure professionali che si assumano certe responsabilità. Senza queste figure professionali, senza l'ok
di queste figure professionali non abbiamo il 110, non mi dilungo perché ve l'ha già spiegato Paolo prima, abbiamo colui che rilascia l'APE ante e post lavori, senza questa APE noi non siamo in grado di capire sostanzialmente da dove partiamo come classe energetica e dove possiamo arrivare, né tantomeno quali sono i consigli scritti all'interno dell'APE. Poi abbiamo bisogno di colui che assevera che tutto quanto è stato fatto secondo le leggi vigenti, che tutta la documentazione è tecnica è a posto e sostanzialmente che esistono tutti i requisiti perché la persona possa a questo punto far fare quel lavoro. E poi c'è il cosiddetto visto di conformità rilasciato dal commercialista o asso CAFO, chi si voglia, sostanzialmente che attesta che la presenza dei presupposti che danno il diritto alla detrazione d'imposta sono reali, sono concreti. Senza il semaforo verde, soprattutto dell'asseveratore e del commercialista piuttosto che asso CAF, non possiamo procedere col 110. Anzi, il suggerimento che mi permetto di darvi è: prendete subito, fin dall'inizio, contatto con queste due figure essenziali, fin dall'inizio, parlando con loro che cosa volete fare, perché prenderli durante sostanzialmente il corso d'opera possiamo dimenticare certi requisiti o certi cavilli o non conoscere certe regole e quindi una volta presi, quando l'opera è stata già iniziata e abbiamo magari già sborsato dei soldini, potrebbe comportare l'annullamento del 110, quindi trovarci mazziati e cornuti, come si suol dire. Attenzione quindi a questo aspetto. Allora, veniamo a bomba sulla mia parte. Abbiamo detto che due sono le tipologie di impianti di lavori trainanti che da soli, solo loro, danno diritto per le soldi spesi per queste due tipologie al 110%, che sono sostanzialmente gli impianti di climatizzazione, sia per i condomini chiaramente che per le unità monofamiliari, e l'efficientamento energetico dovuto sostanzialmente alla coibentazione. Queste due opere, in realtà trovate tre colonne perché ho voluto suddividere la climatizzazione dal condominio a quella del monofamiliare, ma il risultato non cambia. Queste due opere, quindi questo primo gruppo di opere e quest'opera qui, cosa fanno? Portano sostanzialmente in detrazione al 110% che cosa? La ricarica degli autoveicoli, la domotica, intesa efficientamento energetico nel rispetto della classe B, poi andiamo a vedere che cosa si intende, e l'impianto fotovoltaico con il relativo accumulo. Ok? Tutto chiaro? Allora invece si optasse, se avesse l'esigenza dell'antisismico, andremo a questo punto a portare in ristrutturazione, metteremo al 110% i lavori fatti per l'antisismico e per la sua ricostruzione, portando in detrazione quella quota parte di impianto elettrico che serve giusto per far funzionare il manufatto. Tradotto in un disegno più semplice, vuol dire che strutture di ricarica, impianto di gestione del building, home o building automation, e inverter con relativi accumuli e componenti necessari per far funzionare questo impianto, possono essere detratti al 110. Quanto riguarda invece l'antisismico, abbiamo a disposizione 110 solo per l'impianto fotovoltaico e i lavori a completamento elettrici, anche elettrici, per far sì che questa struttura possa funzionare.
Novità. Ad oggi quello che è certo è che c'è una proroga per lo IACP fino al 2023, come da tabella. Si parla anche che su tutto il 2023 ci saranno ulteriori proroghe. Di fatto, leggendo le ultime notizie, bisogna aspettare la legge di bilancio del 2022, prima di vedere che cosa succederà nel 2023. E siccome io non ho la possibilità di prevedere il futuro, non posso dirvi esattamente quali saranno le regole che saranno applicabili nel 2023, né confermare o smentire le voci che dicono che nel 2023 si andranno a perdere le attuali detrazioni, ovvero del 65% o del 50%. Non entriamo in questo tema perché il futuro non lo vede nessuno di noi, stiamo alle regole di oggi che noi conosciamo in base a quanto descritto in questa slide. Una delle cose importanti è che i lavori fatti per a questo punto andare incontro alle persone che hanno una certa disabilità, e per lavori si intende anche la building automation, possono essere detratti al 110% se e solo se ci saranno dei lavori trainanti. Proprio precisamente in obliquo trovate scritto il testo, lo leggiamo insieme, che dice: saranno soggetti a detrazione ovviamente la realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia avanzata sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 1992. Quindi queste persone, qualora vivessero in un appartamento, quindi in un condominio o in un ambiente monofamiliare, se avessero iniziato i lavori del 110, possono ottenere il 110 anche per tutto quello che serve al miglioramento della loro mobilità. Inoltre è già stato detto che dal 2022 nel 2023 gli anni disponibili per le spese, di recupero delle spese, passano da 5 a 4, quindi con un aggravio, diciamo così, della copertura IRPEF, che chiaramente dovrete recuperare i 100.000 euro, non in 5 anni ma in 4, quindi fate bene i conti, il 110% dell'abbattimento delle barriere architettoniche, come già stato detto, anche per gli over 65, e la detrazione delle colonnine, che non è più col 65%, avevamo detto del 50%, che era al massimo del 50% e di 3.000 euro, scende a 2.000 euro per unità familiari, 1.500 euro fino a 8 colonnine nel building che noi andiamo a toccare, a ristrutturare, e 1.200 euro per oltre 8 colonnine. Attenzione, spiegherò dopo che all'interno di questi valori ci sono anche la messa in servizio e il potenziamento del contatore. Quindi, in sostanza, abbattimento delle barriere va al 110, ma il 110 si applica anche alla building automation che fa efficientamento energetico. 110 si applica a tutte quelle parti elettriche necessarie ai fini dell'abbattimento delle barriere, a prescindere,
l'impianto elettrico normale, compreso il videocitofono, non rientra nel 110%. Quindi la sostituzione di un differenziale, tanto per essere chiari, o l'introduzione di un videocitofono, se non questo videocitofono necessario all'abbattimento delle barriere, quindi favorire, come dice la nuova 6.6421, la permanenza in quell'edificio di quella persona che ha necessità, non è considerato 110%. Abbiamo quindi a che fare con un complesso di lavori che richiedono diverse competenze. È già stato detto nell'intervento precedente. Quindi abbiamo a che fare, dovremmo cercarci quindi un'impresa che abbia la capacità di gestire eventuali demolizioni, ristrutturazioni di primo livello, quelle importanti, fare un isolamento, una trasformazione dell'impianto elettrico se serve, introdurre impianti fotovoltaici, sostituire il generatore di calore e via di seguito. Quindi, voglio dire, questo è un invito per gli elettrici: andare da soli e proporsi come società elettrica che fa il 110% non serve a un tubo, perché da soli, se non siamo trainati dagli altri, non facciamo il 110. Questo tanto per essere chiari. Questo è un invito anche quindi a collaborare con studi esterni, con società esterne, e insieme fare quel pool di esperti che permetteranno al vostro cliente di ottenere il 110%.